Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda dai microfoni Radio Gamma 5 su 94 FM. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Manostica Vicenza. L'unica cosa che vi ricordo è che domani 20 ottobre alle ore 20:30 nella sede di Radio Gamma 5 a Marostica, via Montello 66, verrà tenuta la conferenza sulla paura. Il relatore è Gian Berra. Una conferenza che è già stata tenuta qui a Radio Gamma, è già stata presentata. Gian ci ha lavorato parecchio anche per migliorarla, per cui cioè, è migliorata moltissimo, per cui sarà quasi nuova, diciamo così, come conferenza. In ogni caso, già metterà in luce quelli che sono più o meno i meccanismi con cui viene condizionata la nostra emotività, il nostro modo di essere e viene condizionata la nostra incapacità, costruita quasi, nell'affrontare il mondo fin da quando eravamo bambini. Allora vi do appuntamento per venerdì 20 ottobre alle ore 20:30. No, scusate, venerdì 3 novembre, cioè domani, un po' inverigolate le cose. Domani alle ore 20:30 in via Montello 66 con la conferenza La paura. È la statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66. Io sarò là con i materiali. Anche oggi ci ho consegnato a Franco quello che abbiamo tirato su nelle ultime due conferenze che abbiamo tenuto. Niente, e quello io presenterò sia i miei libri sia le monotematiche, e quello che riusciremo a tirar su verrà dato per aiutare la radio, insomma, verrà devoluto alla radio. Pertanto vi do appuntamento domani alle ore 20:30 con la conferenza La paura, relatore Gian Berra, in via Montello 66, Marostica, Vicenza. Ok, detto questo, oggi non c'è Francesco perché per motivi di lavoro è stato bloccato e noi continuerò la trasmissione di Esiodo. Trasmissione di Esiodo che avevamo fermato per altre cose ed eravamo arrivati ai figli di Giappeto e Climene. I figli di Giappeto e Climene, che erano Atlante, Menezio, Prometeo e Epimeteo. Ed eravamo arrivati esattamente all'ultimo, a Prometeo, Prometeo che viene bloccato da Zeus, in quanto Prometeo inganna Zeus. Ora, di quello che vi sto leggendo dell'analisi di Esiodo, alcuni mi hanno detto: ma io non riesco a ricordarmi i nomi. Voi i nomi non li dovete imparare, cioè non è importante che vengano imparati i nomi che io nomino. L'importante è che venga imparato il senso, cioè di Prometeo non è importante che si sappia che il suo nome è Prometeo. L'importante è che si sappia che quella divinità, che esiste una divinità che combatte le divinità pur di arricchire le divinità di cui è parte, cioè degli esseri umani che vanno a raccogliere la conoscenza e la portano agli esseri umani. E lo sforzo che fanno questi esseri umani per uscire dalla consapevolezza, dal conosciuto, entrare nello sconosciuto e riportare nel conosciuto quanto trovano al fine di migliorare le condizioni di vita degli esseri umani, questa è un'attività divina. Allora, quando voi lo traducete dal punto di vista pratico, dal punto di vista della vita di tutti i giorni, com'è che vi fate Prometeo? Com'è che sviluppate il Prometeo dentro di voi? È quando vi attrezzate per affrontare una situazione sconosciuta, quando vi attrezzate per affrontare la scuola, quando vi attrezzate per affrontare un qualcosa di cui non siete perfettamente certi di come le cose andranno. Bene, quando entrate in uno sconosciuto e imparate qualcosa, perché vi siete attrezzati, avete affilato la vostra attenzione,
riportate indietro un'esperienza, grande o piccola che sia. Ecco, quello sforzo che voi fate è il vostro farvi Prometeo. E quando è che invece vi fate Atlante? Quando vi assumete la responsabilità delle vostre azioni. Atlante è quella divinità che porta il mondo sulle spalle. Ebbene, voi vi fate Atlante quando, assumendovi la responsabilità delle vostre azioni, impegnate tutto voi stessa davanti al mondo. Cioè dite al mondo: io esisto, io faccio questo, io scelgo questo. E in quel momento vi state facendo Atlante. Cioè, l'importante di quello che io sto dicendo non sono i nomi, ma sono gli oggetti, sono i sensi, sono gli insegnamenti, sono il modo per identificare una divinità che dentro di noi cresce per andare fuori. Perché il fine di tutto quello che io sto facendo è cercare di mettere in luce tutti quegli aspetti praticando i quali si vive per sfida. Vivere per sfida significa avere la capacità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, cioè significa avere la capacità di compattare tutta la nostra coscienza, tutta la nostra consapevolezza affinché non venga dispersa e non torni niente, cioè non torni inconsapevole al momento della morte del corpo fisico. Come dicevo prima, per riprendere quello che abbiamo detto con Franco precedentemente, e per noi pagani la vita è un'opportunità di eternità, cioè questo vale per ogni essere della natura. Cioè lo storione che butta 100.000 uova di storione nel fiume dà un'opportunità a quelle 100.000 uova. Non tutte le uova trovano le condizioni per sfruttare la loro situazione e la loro condizione. Per cui non tutte le uova diventano storione, non tutte le uova si trasformano. Però è un'opportunità che lo storione dà ai suoi figli. Non è la certezza. Non è che comunque continuerai dopo la morte. Non è che comunque le cose andranno. No. E siamo noi che dobbiamo saper plasmare la nostra energia vitale, dobbiamo saper costruire il nostro corpo luminoso. Noi siamo responsabili di ogni azione che facciamo. Ed è questa l'arte della magia nera. Perché io insisto così tanto anche con Franco del voler cancellare categorie tipo casualità o tipo derivazione da una coscienza iniziale, perché per noi pagani e nel nostro sistema di pensiero, attenzione, non, cioè qualunque sistema di pensiero voi adottiate sono cose vostre, cioè per me è tutto valido, non è che voglio mettere in discussione, ma per noi far derivare quello che è la nostra vita in funzione di qualcosa, cioè dargli una finalità esterna alla vita, le finalità non sono interne alla vita, quando si dà una finalità a un oggetto è una finalità esterna all'oggetto. Il fine di dire che la finalità della mia vita è la mia vita stessa non è dare la finalità, è riconoscere la mia esistenza. Si dà una finalità a qualcosa quando il finalismo è riferito a un oggetto esterno, cioè la finalità della vita secondo i neoplatonici era il ritorno all'uno, cioè l'anima che ritorna da dove è uscita, ma è una finalità esterna alla vita. Per cui quando si parla di una finalità bisogna avere ben chiaro che è una finalità esterna alla vita. La morte ha come scopo, se vogliamo dargli uno scopo, la fine della vita, per cui in realtà non ha uno scopo, è una situazione e basta. Pertanto, quando io vi parlo di delle varie divinità, vi parlo di esempi attraverso i quali voi potete affrontare la vita, trasformare la vita in una sfida, costruire il corpo luminoso. Pertanto, questo pensiero appartiene esclusivamente al paganesimo politeista, non appartiene ad altre filosofie precedentemente, cioè determinate, da Aristotele fino alla filosofia moderna, praticamente fino a 30 anni fa, lasciando fuori solo alcuni aspetti di alcune figure filosofiche. Tutta la filosofia è condizionata dal fatto che esiste una causa prima, un motore primo, un ente primo, un assoluto iniziale, una coscienza assoluta, un Dio, qualcosa all'inizio delle cose, e tutte le cose sono legate a questo Dio, sono conseguenziali a questa causa. Tutta la filosofia la trovate questo.
cos'è che rompe questa filosofia? La rompe prima ciò che c'era prima dell'avvento di Aristotele, di Platone e di altri, cioè il paganesimo, e lo rompe oggi con la nostra elaborazione filosofica, cioè con la nostra elaborazione di pensiero va a rompere tutte le categorie filosofiche che in 2000 anni sono stati fatti. Pertanto è inutile che tentiate di costringere il mio pensiero dentro quelle categorie. È chiaro che c'è scontro, perché? Perché stiamo elaborando una cosa che appartiene al paganesimo politeista, con le categorie del paganesimo politeista, e che le persone non sono abituate a pensarle. Per cui giustamente le persone non riescono a comprendere spesso quello che io sto dicendo, anche se io lo trovo piuttosto normale, insomma, cioè io l'ho vissuto in prima persona, per cui lo trovo abbastanza normale. Pertanto, quando io vi dico il nome degli dèi, non imparate i nomi degli dèi, ma cercate di comprendere il senso, il che cosa, qual è la caratteristica che rende quel nome un dio. Ed eravamo arrivati, altra volta se vi ricordate, a Prometeo. E Prometeo imbroglia Zeus all'interno del sacrificio, fa scegliere a Zeus il grasso da buttare, le ossa che non servivano agli uomini, mentre agli uomini del sacrificio spetta la carne. Infatti i sacrifici antichi pagani erano sacrifici per mangiare la carne, cioè erano sempre seguiti da banchetti, perché diciamocelo anche in cose molto più, in modo molto più materiale, e se veniva ammazzata una mucca a Roma o in Grecia non c'erano molti sistemi di conservazione della carne, pertanto quella carne doveva essere consumata in tempi relativamente brevi, pertanto l'occasione del sacrificio era anche un'occasione per banchettare, e proprio perché era un'occasione per banchettare agli dèi gli si lascia ciò che appartiene agli dèi, cioè ciò che non serve agli uomini. Mi sembra ovvio questo, ma forse sembra ovvio solo a me. Va bene. Allora, riprendendo da dove avevamo lasciato, diciamo, cosa ne avrebbe fatta lui, Zeus, della carne del bue bruciata sull'altare? Gli esseri umani si sarebbero sacrificati se lui avesse scelto in maniera diversa. Lui li avrebbe privati della carne, avrebbe svantaggiato loro senza avvantaggiare se stesso. Lui non è il dio degli ebrei che chiede la distruzione della vita. Egli è il grande Zeus e non si nutre di morte e di miseria. Davanti all'inganno, egli, il dio degli dèi, accetta la sconfitta che sottolinea la sua grandezza. Non umilia Prometeo per non umiliare gli sforzi degli esseri umani di costruire se stessi nell'infinito, e nel far questo egli determina la costruzione del suo futuro. Cioè Zeus ingannato non è che umilia Prometeo, Zeus ingannato accetta l'inganno ma medita vendetta. E che cos'è la vendetta nel paganesimo? È la costruzione di nuove situazioni nelle quali un individuo va a costruirsi. Questo non significa che la sconfitta è vendetta, sia non la vendetta che ripari l'offesa, questa è arte degli zoticoni, la vendetta che costruisca oggettività nella quale chi osò lanciare la sfida si è costretto a concentrare tutto se stesso per superare la nuova difficoltà. Hai lanciato una sfida, ebbene io ti preparo un'altra sfida, il terreno per un'altra sfida. Mai più i legni bruciano del fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Questo decretò il grande Zeus. Il fuoco della conoscenza sia elevato ai figli di Era, mai più il loro sentiero li conduca all'Olimpo. Molto indignato gli disse Zeus, adunatore di nubi, o figlio di Giappeto, che soprattutto sai cose sagge, caro amico, non mi sfuggì la tua arte ingannevole. Così Zeus irrato, che sa i mortali pensieri, e dall'ora dell'inganno, memore sempre, non concesse più ai legni la forza del fuoco indefesso, per gli uomini mortali che sulla terra hanno dimora. Ma il prode figlio di Giappeto lo ingannò, rubando il bagliore lungi splendente del fuoco indefesso, in una ferula cava s'addolorò fino in fondo nel cuore Zeus alto tonante, e l'animo gli arse dall'ira appena vide fra gli uomini il bagliore lungi splendente del fuoco. E cosa fa praticamente Zeus? Zeus dice: va bene, mi hai ingannato con i sacrifici e io tolgo a te la forza di costruire la tua coscienza e la tua consapevolezza. Prometeo, figlio di Giappeto, dice: va bene, io vado a rubarla, e la ruba.
la ruba agli dèi e la riconsegna agli uomini, cioè riconsegna agli uomini la capacità di costruire il loro cammino verso l'infinito, la loro necessità di trasformarsi in dèi, la loro consapevolezza che riarde. I figli di Era, con l'aiuto di Prometeo, si erano ribellati a Zeus, hanno deciso sì di onorare gli dèi, ma senza privare il proprio divenire delle possibilità di farsi Dio. Dal momento che non vogliono danneggiare la loro fisicità, Zeus li priva della possibilità di usare il fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Prometeo ruba quel fuoco agli dèi, lo nasconde in un legno cavo e lo riportò agli esseri umani. C'è anche in alcuni Vangeli gnostici una cosa del genere. Cioè c'è il demiurgo, no? Cioè il dio, quello che viene spacciato per il dio creatore, che a un certo punto afferma, bestemmiando, di essere l'unico dio. Allora per punirlo, quando lui fa l'uomo, per punirlo Sofia mette nell'uomo la scintilla divina, per cui il demiurgo si accorge che l'uomo è uguale a lui e decide di distruggerlo. Per cui lo troviamo in molte tradizioni, questo rubare la scintilla della conoscenza e della consapevolezza agli dèi affinché gli esseri umani possano diventare dèi a loro volta. Prometeo è l'essere umano che si fa Dio esercitando l'arte di appropriarsi del potere di essere. La conoscenza che alimenta il potere di essere di un individuo va rubata. Alcuni esseri la mostrano, altri la dimostrano. Ma solo gli dèi sanno afferrare la conoscenza che incontrano, fagocitarla e farla propria. Prometeo usa la sua forza, la sua capacità di farsi Dio per trascinare con sé tutta la sua specie. Prometeo non usa la sua forza per umiliare il più debole, non usa la sua forza per impossessarsi di qualche cosa a discapito di chi non si può difendere. Non usa la sua forza per distruggere, ma usa la sua forza nei confronti del cielo. Prometeo dall'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, pronto a rubare quanto incontra e quanto gli può servire, trascinando in questa azione l'intera sua specie. Prometeo non inganna chi non si può difendere, ma inganna chi ha pretese diverse dalla costruzione del proprio esistere. Prometeo sfida Zeus. Prometeo impone a Zeus di rimanere al suo posto, di continuare a trasformarsi nel grande Dio qual è, ma senza danneggiare gli esseri che danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza e costruiscono i loro cammini per diventare a loro volta dei. Prometeo rivive nel cuore di ogni essere che dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, rivive in ogni azione che un essere, qualunque sia la sua specie, determina se stesso nei confronti dell'infinito. È il potere e la presenza di Prometeo che trasforma l'essere della natura in un dio. È questa trasformazione che incute timore negli dèi. È per questa trasformazione che Zeus lega Prometeo alla roccia, ma Eracle lo libera. Eracle percorre un sentiero di conoscenza e consapevolezza attraverso le sfide della propria esistenza per trasformarsi in un dio. Eracle, figlio di Zeus, libera Prometeo affinché si muova libero fra gli esseri umani, pronto ad alimentare nuovi percorsi di conoscenza e di consapevolezza. Chi è Eracle all'interno di della teogonia esiodea? Eracle altro non è che l'essere umano che affronta le varie sfide della vita, cioè 12 fatiche di Ercole non sono altro che le rappresentazioni di altrettante sfide della vita, per cui una crescita continua dell'essere umano da trasformarsi da essere umano a divinità, cioè l'essere umano che costruisce il Dio, che cresce dentro se stesso, sfida dopo sfida. Per cui Eracle non può accettare che Prometeo sia legato, perché Prometeo in fondo gli ha dato la scintilla per diventare un Dio. E Zeus deve accettare che Eracle lo libera, perché Eracle sta costruendo se stesso in quanto Dio, cioè sta per bussare alle porte dell'Olimpo. In questa rappresentazione, se vogliamo, Eracle è rappresentato come il figlio di Zeus, ma ogni essere umano che alimenta il Dio che cresce dentro è il figlio di Zeus e può andare oltre Zeus. Ricordiamoci, cioè, non esiste nel paganesimo un Dio assoluto padrone, esistono gli dèi che costruiscono loro stessi, cioè dèi che costruiscono loro stessi, per cui dèi relativi. Cioè non esiste il termine, perché per me è assurdo il termine l'assoluto, l'essere, come viene usato spesso, perché non esistono questi termini sono prodotti della fantasia, e i prodotti della fantasia hanno lo stesso valore
del volo di Babbo Natale che porta i regali. So benissimo che quando poi queste cose diventano reali all'interno del pensiero delle persone, da questi elementi le persone sviluppano il loro pensiero, ma nel pensiero del paganesimo questo non esiste. Cioè, cercate di capire, cioè, provate a pensare una struttura di pensiero dove l'assoluto non esiste, dove il Dio, la volontà creatrice non esiste, dove gli dèi non sono altro che esseri che costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Provate a pensare una struttura di pensiero in cui non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio del tempo, ma la volontà universale, cioè la coscienza universale, è alla fine del tempo, cioè è costruita dagli enti che ci sono quando ce la fanno a costruirla. So benissimo che per chi ha in mente un assoluto questa struttura di pensiero non è concepibile, ma non è colpa mia se non è concepibile, è colpa dei cattolici che sono andati avanti 1500 anni a distruggere il pensiero pagano. Scusate, so benissimo la fatica che sto facendo e so benissimo che molta gente pensa che io dica delle assurdità, però questa è la filosofia pagana, il paganesimo è questo, non è un'altra cosa. So perfettamente anche che molti definiscono paganesimo cose diverse dalle mie, cose che sono più concepibili all'interno del cristianesimo. So benissimo questo, ma questo non è. Cioè, questo appartiene a un'altra struttura di pensiero. Io vi do la mia struttura di pensiero, e la mia struttura di pensiero è la struttura di pensiero pagana. Perché? Perché quando c'è un oggetto, quando c'è un ente, quando si presenta un fenomeno, questo deve rientrare nella struttura di pensiero. Se questo fenomeno che c'è va a cozzare con la struttura di pensiero, quella struttura di pensiero è sbagliata. Faccio un esempio. Se viene scoperto che la donna può decidere se abortire o non abortire, viene meno la volontà del Dio padrone di determinare la vita. Cioè, non è più Dio che determina la nascita o la non nascita, ma è la donna che determina la nascita o la non nascita. Per cui è la donna che si appropria di una prerogativa di Dio. È chiaro questo? Ora, riuscire a comprendere come gli esseri umani non hanno assolutamente, gli esseri umani, ma tutti gli esseri della natura, non hanno assolutamente necessità di avere una volontà creatrice, una volontà determinatrice della loro vita, è una delle cose più difficili in assoluto che esistano per un cristiano. Per cui, altro non so che dire. E vado avanti, ed ecco il fuoco della conoscenza e della consapevolezza a risplendere fra gli esseri figli di Era. Eccoli, ora danno l'assalto al cielo, ora danno l'assalto all'eternità, ora ricominciano a bussare alle porte dell'Olimpo, imponendo agli dèi di aprirgli le porte. E allora, la grande vendetta di Zeus. E vedremo qua, svilupperemo dopo il discorso. La vendetta di Zeus, ancora più grossa naturalmente, va all'intera specie umana. Specie umana, per modo di dire, in realtà va all'intera specie della natura, cioè va a tutti i figli di Era. E infatti Zeus costruisce la donna. Dopo vedremo come invece le cose siano contrarie. Costruisce Pandora, e Pandora gliela dà a Epimeteo. Ah, Esiodo, Esiodo, quanto è grande il tuo disprezzo per l'essere umano femminile. Quando, oggi come oggi, guardiamo il passato ed osserviamo l'orrore che gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra hanno imposto agli esseri umani attraverso l'annientamento delle tensioni, dei bisogni e delle necessità del divenire dell'essere umano femminile, una grande colpa è in Esiodo, nelle sue pulsioni castrate, nei suoi bisogni soddisfatti, nella sua incapacità di affrontare l'oggettività del mondo che lo circondava. In quell'oggettività, in quel mondo circostante, stava il potere di essere femminile ed egli non comprendeva, odiava. Gli sembrava fuori dal tempo e dalle tensioni del divenire umano. Eccolo Esiodo, pauroso e prepotente, terrorizzato davanti all'essere umano femminile. Gli sta dicendo come non sia in grado di colpirlo direttamente, ma nella sua poesia soddisferà il suo odio. Noi viviamo il tempo che ci viene incontro, e la poesia di Esiodo ci concede ristoro nelle infinite battaglie della vita. Non per questo noi ci abbandoniamo all'inganno. La vita diviene in Era. Era rigenera se stessa attraverso la nascita di nuovi esseri in se stessa, gli esseri della natura. Noi sappiamo che Era è l'essere femminile che, generando i suoi figli, costruisce l'infinito di Era stessa. La generazione dei figli fa dell'essere umano femminile l'essenza stessa dell'essere natura, cioè di Era.
i figli di Era non sono più, i figli di Era sono molto più antichi dell'epoca in cui Zeus prese Era in sposa per fondare il divenire del pianeta in cui viviamo. Era era, generava se stessa in quanto figlia di Cronos e da Cronos prendeva le strategie della vita. I figli di Era anelavano la libertà della loro stessa madre, dal corpo che chiedeva loro di esistere. Questa richiesta di libertà era alimentata da Prometeo, che donando loro il fuoco della conoscenza e della consapevolezza, aveva fornito loro il libero arbitrio nella fondazione del loro infinito. Fu Era feroce nella costruzione del suo divenire, o fu Zeus furente, che fornirono le variabili agli esseri della natura, figli di Era, e padri e figli di Zeus stesso? Caro Esiodo, la tua poesia è bella, ci ha conservato il ricordo degli dei e delle infinite creazioni alle quali i popoli antichi hanno assistito conservandole oltre l'orrore cristiano. Noi te ne siamo grati, non per questo rinunciamo a guardare in faccia la vita, non per questo rinunciamo a chiamare le cose col loro vero nome. Non fu ciò che tu affermi la creazione dell'inganno di Zeus, ma fu l'essere umano maschile che Zeus introdusse fra i figli di Era. E primo fra questi Eracle, imperioso, che alla sposa di Zeus rivendica il proprio diritto a divenire nell'infinito dei mutamenti. Rivendica il proprio diritto a diventare un dio fra gli dei, nonostante l'opposizione di Era, che dai suoi figli trae la forza per divenire nell'infinito dei mutamenti, alimentando le possibilità di libertà dei suoi stessi figli. E qui, se non seguite il libro dell'Anticristo, questo passo non lo capirete mai. Ed è Zeus che punisce i figli di Era, nutriti dalla consapevolezza di Prometeo. Li punisce attraverso la goffaggine di Epimeteo. Ed è da Zeus che nasce l'essere umano maschile. È da Zeus che gli esseri della natura prendono la forza per uscire dai vortici di Era e costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Quante vie la conoscenza, la consapevolezza e l'eternità mi circondano. Come vorrei per placare la mia sete toccarle tutte, ma tutte sono sentieri d'agguato, pronti ad inchiodare la mia attenzione. Sono divenuto come essere umano e come essere umano affronto l'infinito. Quando leggo il passato, leggo gli infiniti passati che costruirono ciò che sono e che sono riassunti nel mio essere e nella mia esistenza. Quanti infiniti passati sono racchiusi negli esseri della natura, nei loro percorsi, nella formazione della loro presenza, e quanti infiniti passati hanno favorito e gestito il mio esistere? È ad Epimeteo che Zeus consegna il suo regalo. Epimeteo è quell'essere incapace di guardare il tempo che viene incontro. Ricordatevi, si fa Epimeteo chi non sa guardare il tempo che viene incontro. È incapace a valutare quanto gli si presenta nelle relazioni con l'oggettività nella quale viene inserito. È come se dicessimo: costruirò quella diga ed avrò acqua. È vero, costruendo la diga mi procuro una riserva d'acqua, ma che cosa significa? Cosa significa nel mondo in cui costruisco la diga? A quali adattamenti quel mondo sarà chiamato dopo che avrò costruito quella diga? Io avrò l'acqua, ma cosa avrà l'oggettività nella quale opero? Cosa avrò tolto all'oggettività nella quale opero avendomi fatto la scorta d'acqua? Quale oggettività conosco che subirà delle variabili e quale oggettività non conosco che comunque sarà costretta a mettere in essere degli adattamenti in presenza della mia azione? Epimeteo è l'essere che guarda il momento presente, il momento che si esprime in relazione ai propri bisogni. Ad Epimeteo il mondo non interessa. Epimeteo vive per se stesso, è solo nel momento presente. Si assicura la soddisfazione dei propri bisogni in quel momento e in quella situazione pronto ad afferrare quanto gli si presenta. Come si inganna Epimeteo? Abbagliandolo, con lo specchietto, col vetrino in cambio di quello che ha e di cui ignora il valore proiettato nel tempo e nello spazio. Così Zeus gli presenta Pandora, la donna. In realtà Zeus presenta ad Epimeteo l'uomo, ma se lo vogliamo. E gli presenta quanto va a variare la situazione presente, quanto sconvolge Era nella sua crescita e costringe Era stessa al cambiamento. I mali di Pandora sono i mali che l'essere umano maschile inserisce nella vita: la sua sessualità, la visione del mondo a partire dalle tensioni di possesso che crescono dentro di lui, tensioni di possesso che sono proprie dell'essere natura e funzionali al proprio sviluppo, ma che diventano elemento sul quale gli spiriti neri e i figli di notte possono agire per soggiogarlo, e ha deformazioni che fanno di lui il loro schiavo.
uno schiavo che aprirà le porte ai mali, facendoli uscire da sé e imponendoli all'essere umano femminile. Saranno i figli di notte, che prenderanno forma e sostanza, mentre costringeranno Era all'assoggettamento e alla sottomissione. L'essere umano maschile è figlio di Zeus e di Era. Come figlio di Zeus dovrà imparare ad usare le armi che Gaia forgiò per Cronos nella specificità della sua esistenza. Dovrà alimentare l'intento dell'infinito, Eros, dentro di lui, e dovrà fondere in un unico cuore il fuoco di Prometeo e l'autodisciplina e la determinazione di Eracle nel percorrere la sua via alla conoscenza e alla consapevolezza. Solo in questo modo Era farà dell'essere umano maschile elemento centrale dello sviluppo qualitativo della propria esistenza. Era è l'essere natura che esprime e riproduce se stessa attraverso l'essere femminile. L'essere maschile introduce la qualità, i salti qualitativi che a volte riescono e a volte falliscono, salti qualitativi che sono sempre espressione di violenza e imposizione su un ordine che si è costruito giorno dopo giorno. Questo è quanto Zeus dà ad Epimeteo. Epimeteo non si avvede ciò che sta facendo, accettando quel dono. Gli esseri, figli di Era, da unicellulari, sviluppano la doppia sessualità. Questa è la variabile dell'esistenza che proprio gli antichi videro e che Esiodo descrisse poeticamente inserendovi le proprie fobie, le proprie paranoie e il proprio condizionamento culturale. Così non si può di Zeus ingannare il volere, né ad esso sottrarsi, né infatti il figlio di Giappeto Prometeo benefico sfuggì all'ira profonda di lui, ma è pur necessario, per quanto scaltro gli fosse, che un grande legame lo tenga. Così il legame che blocca lo sviluppo di Prometeo negli esseri umani, secondo Esiodo, è la donna, regalo che Zeus fece ai propri figli, fece ai figli di Prometeo, per impedire loro di accedere all'Olimpo. La lettura è invertita. Zeus introduce una variabile perenne nel seno di Era, affinché la qualità sortisca dalla quantità che faceva di Era grande. Così Zeus sottrae a Era parte di se stessa, parte dei suoi figli, che anziché concorrere a costruire e fare grande Era, diventano essi stessi dei che attraverso la loro costruzione e trasformazione bussano alle porte dell'Olimpo, costringendo Era stessa a riconoscerli uguali a se stessa. Allora, questo pezzo è un pezzo abbastanza difficile, fra virgolette, nella concezione del paganesimo. Torno ancora a ripetere, nella concezione del paganesimo. Fuori dalla concezione del paganesimo potete pensare quello che volete. Allora, la vita è un'occasione di eternità. La vita è un processo che va dalla consapevolezza della propria individualità alla trasformazione, al salto qualitativo. Possiamo dire che la vita va dalla nascita alla morte. Non è esatto, ma diciamo così, tanto per semplificare. Ebbene, il problema è che non tutti i passaggi dalla nascita alla morte del corpo fisico finisce il corpo fisico e nasce il corpo luminoso. Esiste un passaggio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico, che si chiama vita. Quel tempo c'è una trasformazione, il soggetto si trasforma, il soggetto costruisce la propria consapevolezza. Costruire la propria consapevolezza non garantisce all'individuo la trasformazione dalla morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La consapevolezza non è altro che l'arte della vita con cui l'individuo fa esperienza. Cioè, l'esperienza che facciamo nella vita non è altro che la nostra consapevolezza. Poi la qualità dell'esperienza ne possiamo anche parlare. Comunque, la vita, diciamo così, è esperienza. Questa esperienza va ad arricchire Era, va ad arricchire la natura. Ma la natura si appropria di questa. Ciò che ci resta a noi per poter trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso sono le sfide della vita. Cioè, ogni volta che noi combattiamo tutti noi stessi per affrontare una contraddizione, per affrontare un problema, per affrontare qualcosa, per vivere strategicamente, non facciamo altro che prendere la nostra energia vitale, plasmarla, compattarla. Bene, questa compattazione che noi diamo alla nostra energia vitale nell'affrontare le sfide della vita è ciò che Era
che era ci lascia, cioè che la natura ci lascia. La natura prende in sé la consapevolezza che noi abbiamo costruito, se la prende, se la appropria, ma se noi abbiamo fatto il numero sufficiente di sfide, cioè abbiamo vissuto la vita costruendo noi stessi e arricchendo il sistema sociale in cui siamo vissuti, trasformiamo la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo era, non ce lo può togliere. Qua era è costretta a lasciarci la nostra energia, perché di questa energia era non interessa nulla. Cosa gli interessa a Hera? A Hera gli interessa che la natura si sviluppi, che nascano figli, che si creano cammini di consapevolezza, che nascano tante specie al suo interno e che la vita diventa un vero e proprio crogiuolo di razze, di specie, di animali, di piante, di percorsi alla conoscenza e alla consapevolezza. Questo interessa a Hera in quanto natura, ma che all'interno di lei alcuni esseri delle specie più variate riescano a compattare la propria energia, trasformare la morte della propria morte al corpo fisico, il nascere del corpo luminoso e bussare alle porte dell'Olimpo diventando dei, era questo interessa relativamente. Però questo è esattamente ciò che ha fatto Zeus. Cioè Zeus, favorendo la nascita della qualità, cioè introducendo l'elemento maschile all'interno dell'universo femminile, non ha fatto altro che introdurre le variabili. Cosa vuol dire questo? Significa poter introdurre nuovi modi con i quali affrontare la vita, nuove possibilità, nuove trasformazioni, per esempio l'essere dal fatto di partire a livello partenogenesi, cioè per scissione, la cellula si divide per scissione, diventa bisessuato. Diventando bisessuato non fa altro che arricchire quella che è la sua catena del DNA, va a costruire la specie, esce come unicellulare dal brodo primordiale e si costruisce nuove occasioni per affrontare al meglio la vita. In pratica, la specie non fa altro che arricchire le generazioni successive attrezzandole per vivere al meglio e perché abbiano più possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questa è la variabile di Zeus all'interno dell'essere natura. In realtà l'essere natura è un essere femminile, cioè l'essenza stessa della natura è femminile. Cioè, se io prendo un articolo venuto fuori qualche giorno fa, ed è un articolo del 31 ottobre, nel giardino, dice la Repubblica, no? Nel giardino dell'Eden Eva è nata prima dell'uomo. Praticamente la formazione del DNA femminile è avvenuta circa 143.000 anni fa, circa, mentre invece la formazione completa a livello mitocondriale del DNA maschile, cioè come noi lo intendiamo, è venuta soltanto 59.000 anni fa. Praticamente la trasformazione dell'essere femminile avviene prima della formazione dell'essere maschile. Perché questo? Perché l'essere femminile non è altro che la realtà dell'esistente, cioè tutto l'esistente è femminile. Il maschile non è altro che una variabile all'interno di un esistente femminile. Si dovrebbe introdurre delle variabili. Praticamente possiamo dire che l'uomo, il maschio, non è altro che una femmina mancata. Tranquillamente questo, e credo che ci siano anche degli studi a proposito di questo. Pertanto, ciò che introduce Zeus in Hera non è altro che l'essere umano maschile che produce dei salti qualitativi all'interno di Hera stessa. Cioè, tutti i salti che sono le trasformazioni delle singole specie sono introdotte dall'essere maschile. Cioè, mentre l'essere femminile garantisce la difesa della specie, dice indietro di qua non ci vai, non arretri e diventa estia, no? Cioè, questo è il livello minimo del nostro DNA, questo è il nostro livello minimo del nostro patrimonio genetico, questo è il livello minimo di conoscenza della nostra specie. Dietro di questo non si va. L'essere umano maschile invece introduce delle variabili in avanti, cioè introduce Demetra, introduce la crescita e i salti qualitativi. Pertanto quella che è tutta l'evoluzione dall'essere unicellulare che è uscito dal brodo primordiale quando è diventato un essere bisessuato, tutte le variabili sono introdotte dall'essere umano maschile. La difesa della specie, l'essenza stessa della specie è l'essere umano femminile. E questo è un concetto che era assolutamente pagano, cioè
Pensate per esempio al concetto di Dea Madre, insomma, che c'era addirittura nell'età della pietra, cioè, o che è riferito all'età della pietra. Cioè tutta l'essenza femminile, la vita è essenza femminile. L'essenza maschile della vita non è altro che variazione qualitativa rispetto alla quantità data dall'essere umano femminile. Pertanto io ci sarei sempre attento a fare certi discorsi. Va bene. Io spero di essermi chiarito abbastanza questo concetto. Se non l'ho chiarito abbastanza, vi dirò in soldoni questo: l'essenza della vita, l'essenza dei sistemi sociali è femminile. Il disprezzo per l'essere femminile è il disprezzo per la specie, è il disprezzo per la vita, è il disprezzo per i sistemi sociali. L'essere maschile all'interno dei sistemi sociali non è altro che il salto qualitativo. Cioè l'essere maschile dovrebbe lavorare per migliorare il sistema sociale che è difeso dall'essere umano femminile. Non so se riesco a capire questo, e credo che molti uomini hanno molte pecche da questo punto di vista. Dopodiché potremmo anche parlare di sessualità diverse. Bene, allora concludo ancora Esiodo e concludiamo con questo la prima parte di Esiodo. In pratica con questa azione, cioè con l'azione di Zeus che produce la donna e che rifila la donna ad Epimeteo, Epimeteo non sa cosa significa introdurre una variabile nell'oggettività in cui vive, lui non guarda il tempo che viene incontro. Prometeo lo aveva messo in guardia, gli aveva detto non accettare regali da Zeus, ma cioè, la donna è bellissima, è splendida, tira i bisogni, tira quelli che sono i bisogni immediati, ed Epimeteo, che non sa guardare il tempo che viene incontro, viene ingannato da Zeus. E con questo si conclude praticamente la prima parte della teogonia di Esiodo. E concludendo la prima parte, diciamo questo: con Prometeo e le relazioni che da Prometeo sorgono per costruire gli dèi che dall'essere natura nascono per bussare la porta dell'Olimpo, si chiude la prima parte della teogonia di Esiodo. Ciò che viene dopo è come se fosse un'altra storia, un'altra tappa della costruzione dell'esistente attraverso le relazioni e le contraddizioni che gli dèi mettono in essere. Gli dèi combattono fra di loro. In realtà le contraddizioni dell'esistenza si esprimono, i vortici della vita si manifestano e costruiscono delle relazioni. Queste relazioni sono la formazione dell'oggettività nella quale nuova vita si esprime. Nuova Gaia passa dallo stato di inconsapevolezza a quello di consapevolezza. Nuovi dei nascono e si sviluppano, nuove occasioni si manifestano. Il nuovo non nasce prescindendo dall'esistente o dal già manifestato, ma nasce quale germinazione nelle condizioni costruite dal divino che già si manifesta e che marcia nell'infinito dei mutamenti costruendo le migliori condizioni nelle quali esprimersi. Ecco, questa frase, se volete, serve anche per rispondere a quelli che vogliono farmi parlare di casualità o di conseguenzialità. Dice: il nuovo non nasce prescindendo dall'esistente o dal già manifestato, ma nasce quale germinazione nelle condizioni costruite dal divino che già si manifesta e che marcia nell'infinito dei mutamenti costruendo le migliori condizioni nelle quali esprimersi. Prima di arrivare a costruire un equilibrio dell'esistente dal quale il nuovo può spiccare un balzo, c'è il periodo di mezzo, è il periodo di grandi lotte e di grandi trasformazioni nelle quali si costruisce l'oggettività quale espressione degli dèi vincenti. Gli dèi che vincono la contesa si espandono, espandendosi dettano le regole nelle quali il nuovo germina. Così come Gaia e Urano stellato costruirono in quel tempo una loro oggettività, così procedettero i figli di Urano stellato, quando Cronos impose ad esso la propria libertà attraverso l'uso della propria volontà. Così procedettero i figli di Cronos quando dovettero affrontare gli altri titani ai quali contendere il diritto di costruire l'oggettività e le condizioni affinché potessero generare i loro figli. Figli dei vincitori,
ma che dei vinti conservano il divino. Non esiste mai la distruzione di un Dio. Nelle lotte fra dei, vincere o perdere non è lo stesso. Il vincitore costruisce le condizioni nelle quali avviene la germinazione della vita. Lo sconfitto pone delle condizioni esprimendosi comunque nella vita stessa. Il vincitore è oggettività nella quale il nuovo si esprime e condiziona le trasformazioni del nuovo. Il vinto è parte del crogiolo del nuovo e dei suoi adattamenti. Così, all'interno di ogni nuovo nato, il vincitore si esprime costruendo l'esistenza e il vinto manifesta la sua presenza determinando in esso lo scontro che portò alla sua sconfitta. Così i titani sconfitti crescono dentro ciascun essere umano e attraverso le sue tensioni manifestano la loro presenza. Così Prometeo è sempre legato ad un'aquila che gli lacera il fegato, fin tanto che il singolo essere umano non si prende nelle proprie mani il proprio divenire e contro il volere degli dei vincitori non scioglie il Prometeo che dentro di lui racchiude nella ferula della sua intelligenza la scintilla del sapere e della conoscenza. Per far questo, questo essere umano deve farsi Eracle ed affrontare Era, che intende legarlo al divenire dell'essere natura. Quando l'essere umano fa crescere la sua forza nei confronti degli dei, eccolo farsi Atlante e sorreggere sulle sue spalle il divenire della propria specie. Perché affermo che si chiude la prima parte? Eppure di lotte ne abbiamo viste molte fra gli dei. Cronos che blocca il potere di Urano stellato e Zeus stesso che abbatte Cronos. Perché le trasformazioni si avvicinano alla costruzione del presente. Una qualità emerge dalla quantità e quella espressa da Zeus nei confronti degli dei titani riguarda noi e il nostro divenire. Che forse Urano stellato non riguardava noi, sì, ma riguarda tante altre specie e non necessariamente quanto avveniva fra Cronos ed Urano stellato riguardava noi, se altre guerre di dei non si fossero espresse subito dopo. Non dimentichiamo che noi possiamo volgerci indietro perché ora siamo, ora stiamo costruendo noi stessi. Ma il volgerci all'indietro non è per esaltare la centralità del nostro divenuto, non è per specchiarsi nella magnificenza delle grandi trasformazioni cosmiche che hanno consentito la nostra esistenza, ma per imparare. Imparare che noi siamo uno di loro e che ogni azione che noi facciamo nella nostra esistenza è espressione di un Dio, di un nostro farci questo o quel Dio. La rinuncia a tutto questo ci impedisce di essere dei. Guardare i grandi scontri cosmici ci consente di diventare consapevoli che quegli scontri sono in atto ora, in questo momento, e che si manifestano in questo presente, in ogni presente, cui noi assistiamo. Quegli scontri si manifestano attorno a noi, in ogni battaglia per la vita e per l'esistenza, e quegli scontri determinano il futuro, determinano altri esseri che guardando all'indietro potranno ammirare le nostre battaglie per la vita e che hanno portato ad essere ciò che sono e potranno ammirare i Prometeo, gli Eracle, oppure i figli di Notte o di Teti e Oceano che vincendo le loro battaglie hanno permesso loro di essere ciò che sono. Guardare le battaglie degli dei ci consente di percepire quelle battaglie dentro di noi e nelle relazioni col mondo che ci circonda. Guardare le battaglie degli dei significa abbeverarci alla fonte che generò ciò che siamo, diventare consapevoli del nostro divenuto e forgiare le armi con le quali entrare nelle battaglie del presente. Una battaglia di dei la cui posta in gioco è il futuro della nostra specie, come parte dell'intero futuro dell'universo cui apparteniamo. Guardare le battaglie degli dei ci permette di sviluppare la consapevolezza di essere degli dei come Atlante, ci rende responsabili del compito immane di fondare il futuro o, se preferite, reggere il mondo, perché chi fonda il futuro prende sulle sue spalle il mondo, ne regge le redini delle trasformazioni. Nemmeno Eracle fu in grado di fare questo. Infatti, ricordiamo che Eracle dovette ingannare Atlante. Lui non aveva il coraggio di entrare nel giardino delle Esperidi, come non aveva il coraggio, la forza di reggere sulle spalle il mondo. Lui era l'uomo che va alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza,
ma Atlante non solo è in grado di andare alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza, ma è in grado di tirarsi tutta la specie, di reggere, di tenere aperte le porte dell'Olimpo affinché la specie possa passare. Per cui Atlante è infinitamente più grande di Ercole. Se Ercole potrebbe essere avvicinato a un apprendista stregone, Atlante è lo stregone per eccellenza. Bene, dalla prossima volta cominceremo le battaglie degli dei, la Titanomachia. Andremo avanti con Esiodo. E poi cominceremo il crogiolo degli stregoni in quanto enti divini, no? Perché quando io avevo parlato del crogiolo dello stregone, ricordate, avevo parlato del crogiolo dello stregone, il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, il crogiolo del male, ma quegli elementi del crogiolo di cui io vi parlavo non erano degli elementi, l'attenzione, prendersi in mano la responsabilità della propria vita, chiamare le cose col loro vero nome, l'intento, il sognare, l'arte dell'agguato, non erano delle cose gratuite, non erano delle cose senza coscienza e senza consapevolezza. Quegli elementi del crogiolo dello stregone sono dei, e sono dei che costruiscono loro stessi nell'infinito delle trasformazioni, nell'infinito delle cose. Pertanto parleremo di quegli dei quando avremo finito appunto Esiodo. Va bene, detto questo, visto che siamo un attimino in fine, mettiamo su una piccola pubblicità e dopo andiamo avanti, per cui abbiate pazienza, 2 minuti di pubblicità. Posizioni di Radio Gamma, ci servono un po' di pubblicità da mettere su. Benissimo. Ok, detto questo, andiamo un attimino avanti col nostro discorso e riprendiamo il discorso della rassegna stampa. Per riprendere il discorso della rassegna stampa, vi avverto questo, cioè io userò questa scaletta adesso. Adesso parlerò un paio di notizie e poi accenderò i telefoni, cioè metterò in onda i telefoni. Dopodiché parleremo qualche minuto di telefonate, andremo avanti un 10 minuti, un quarto d'ora di telefonate, e 5 minuti prima della fine della trasmissione metterò su un po' di pubblicità. Pertanto passiamo solo un paio di notizie di cronaca, che sono abbastanza interessanti, vecchia, perché la cronaca nuova ve la farò un po' alla volta. A parte una cosa che c'è da dire, c'è la vicenda di Noto che è appena esplosa. Io di questo personaggio ho un grandissimo disprezzo, perché ho disprezzo per il prete di Noto.